vari saccheggi perpetrati dai saracini nei confronti della città di Sorrento, quindi stiamo parlando di un'idea. Non so se l'edificio è una lascione. Prego, prego. Qual è che c'è un saracino? 1500, prima. Dov'è Torre? Come si chiamava? Non si vede questa campanella da qua. Vabbè, spiegaci. Vabbè, all'epoca. Vabbè, comunque, sto saccheggio saraceno, i saraceni si fregarono, si incularono un po' di roba alla città di Sorrento, fra cui la campana della chiesa di Sant'Antonino, che è il santo patrono. Per cui si narra che una volta ripartiti, insomma, via, portarono via anche la... con le loro barche stavano portando via questo carico di oro. E poi è successo qualcosa, tipo che Sant'Antonino gli ha aizzato contro il mare. Sì, proprio chi per lui, insomma. E per cui, ma non mi ricordo bene, però mi sembra sono affondati, i saraceni l'hanno preso a pacche, come si suol dire, e le campane sono rimaste sul fondo. E quindi si dice che poi quando si passa di lì si sentono suonare le campane. Che bello, è anche poetico. Re-education alla Scione. Ho fatto mille cose, però dovrebbe essere vagamente così. E domani gli cavalieri e gli spingitori dei cavalieri. Domani. Su re-education, ciao.